abbiamo detto che oltre alla mancata classi anche fuori. Ciao. Ciao bene. Non dico braccio alto, entro su di lui, no? E proietto. Che per quello che dobbiamo fare noi può essere pericoloso, perché se sbagliamo questa entrata noi ce lo troviamo dietro. E per regolamento grappling o MMA, se ti prendono la schiena non è una buona posizione. È preferibile avere la possibilità, al limite, sbagliando, di avere meno penalità possibile. Quindi abbiamo detto, cerchiamo soluzioni meno complesse, più semplici da eseguire, e in questo caso abbiamo detto, abbiamo necessità di avere un minimo di spinta verso di noi. Cioè lui non si deve andare indietro, indietro la mancata non si deve. Quando lui sta con le spalle leggermente avanti, o comunque se sta venendo verso di noi. Creiamo quindi a questo punto quella che può essere l'azione per ottenere quello che vogliamo noi. Spingiamo lui portando la gamba avanti, per esempio la gamba sinistra in questo caso avanti perché voglio girare a destra. Sulla sua spinta lasciamo inalterata la posizione della destra e sulla spinta sua giriamo, perché troviamo già le gambe nella posizione che ci consente, che poi è quella che volevamo noi, avere più o meno le gambe in questa posizione per poter girare da questa parte. E abbiamo detto, la prima noi la facciamo mentre lui torna, portiamo il ginocchio nostro oltre la linea del nostro tallone. Questa la portiamo in rotazione, portando via la testa. La nostra testa segue tutto il movimento. Ci preoccupiamo di portare avanti questa spalla, di non lasciarla indietro, se no non la tiriamo più. Quindi spinta sul rientro suo, giro. Ok, il braccio sta su, poi da qui voi lavorate secondo quello che preferite. Ok, dentro. Ok, in ogni caso non stiamo mai sopra lui, ricordate, cioè quando giriamo non cadiamo mai, scendi giù, non cadiamo mai qua. Non la porta di più. Scivoliamo sempre, facciamo sempre scivolare lui un po' distante da noi. La pressione nostra è su questa parte qui, quindi quando giriamo siamo qua e non qua. Qua. Ok. Questo altro sistema è quello di portarla indietro invece, per ottenere sempre lo stesso lavoro. Siamo qui, possiamo decidere anche di fare questo. Questa sempre qui, questa sempre qua. Movimento praticamente è lo stesso, potremmo trovarci in questa posizione laterale dove magari lui lo spinge qua, no? Senza che faccio tutto il giro, sposto questa, porto via questa, oppure lo porto in avanti, abbiamo detto, no? Stiamo qua. Se faccio questo io posso decidere anche di portare questa lì, non fa questo.
questa posizione, non continuiamo a spingere giù, lui non verrà. Dobbiamo andare in mezza rotazione. Per far questo dobbiamo spostare questa. Se non gliela facciamo a far questo, dobbiamo farlo fare a questa gamba. Lo ricordate questo? Difesa. Prima difesa, bacino verso di lui, testa che chiude la spalla. Volendo anche dobbiamo impedire a lui la rotazione. Qualunque cosa lui gira, qualunque cosa impedisce la rotazione. Ok? Questa tira, questa a seconda delle circostanze. Il principio però è quello: testa su, bacino verso di lui. Vado dentro. Oppure, se già ci ha portato via, infatti, porto il ginocchio mio sotto a lui. Faccio resistenza, lui spingerà in basso per continuare. Vado io dentro a lui quando lui spinge, qua. Quindi sfrutto la spinta sua in basso e decido io quando lui in massima spinta in basso, se io resisto qui lui spinge in basso, no? Quindi inizia questo, no? Lui fa questo, spinge ancora in basso, spinge ancora in basso, vado io dentro a lui. Ok? Oppure non riposto sulla spalla, no? Lui difende, vado con lui o lasciando, oppure quando lui sale, esatto, vado dietro a lui, guarda.